stiamo parlando del diritto di voto amministrativo, perché poi il voto politico è un'altra questione che necessita della cittadinanza. Siamo in presenza di un diritto inalienabile, il diritto alla partecipazione politica, che non può in nessun modo essere, come dire, vanificato da motivi elettoralistici. Ma da una persona come il candidato Berlusconi, abituato a trattare cose così importanti attraverso delle buttade, è difficile capire quanto fosse una scelta politica, quanto invece così la buttade del momento. Ma intanto c'è da esprimere un rammarico per il fatto che il centro-sinistra non abbia ritenuto prioritario portare avanti la legge di revisione della Bossi-Fini, la legge Amato-Ferrero. Siamo uno dei pochi paesi rimasti nell'Europa occidentale a considerare ancora il diritto di sangue come prerequisito per la cittadinanza. Dobbiamo passare al diritto di suolo e concedere ai ragazzi che nascono nel nostro paese, crescono nel nostro paese, ne parlano la lingua, ne introiettano i valori fondamentali, concedere loro di diventare italiani sin dalla nascita. La legge Bossi-Fini, a detta di tutti, è una legge che non ha funzionato, è una legge ideologica, propagandistica, che non ha nemmeno raggiunto tutti gli obiettivi che si prefissava, non ha impedito l'immigrazione clandestina, ha aumentato gli spazi della illegalità e soprattutto non è riuscita a mettere in contatto in modo strutturale e organico l'offerta e la domanda di lavoro. Ecco, come si può così vessare una forza lavoro così essenziale e delle persone che vivono con noi con la fatica del lavoro e del rispetto delle leggi? Più lascio ai margini fette intere di popolazione, più l'insicurezza cresce. Se invece avvio dei processi di inclusione, questa inclusione poi paga in termini di integrazione e quindi anche di sicurezza.